hai sempre il sottosistema Linux, insomma. Il in cui tu interagisci con una periferica del genere, che è molto sofisticata, è estremamente semplificata. Qui semplicemente vai a selezionare che tipo di che tipo di media ti stai occupando. In questo caso vado un po' a spasso a vedere, qui mi fa vedere addirittura una chiavetta. Una chiavetta che in questo momento, ma potrebbe essere una device di rete, perché qui vede il contenuto. Voglio far partire il backup. Questo è un video in HD, tra l'altro. 1080p. E allora, arriva fino a, sì, in realtà il televisore è un 720p, ah, per quindi, cui non lo vediamo, però l'uscita è fino a 1080p. Uh-huh. E, tieni presente che questo contenuto avrebbe potuto essere sul disco interno, sì, su una chiavetta o in rete. Uh-huh. In rete locale, fa lo streaming anche in alta definizione. In, certo, certo. E l'ultima aggiunta è lo streaming da internet, per cui con gli RSS di YouTube piuttosto che non Flickr, oppure Torrents, per cui c'è un client Torrents incorporato, per cui tu puoi andare a gestire. Qui non ho nessun job, ma qui avresti la finestra. Ma io da dove glieli metto i torrent al PC? Adesso gli devi soltanto andare a localizzare, devi andare a localizzare un file torrent che posso anche mettere su una chiavetta, per esempio. Puoi mettere sulla chiavetta o puoi copiare sul disco. Ah, okay. Perché questo comunque è un disco USB 2.0, per cui tu lo attacchi al tuo PC e in maniera molto banale scarichi i file, inclusi anche. E c'ha anche funzioni di backup automatico dentro. Funzioni di backup automatico, perché arriva con un software che si chiama Retrospect Express, che è la versione light del nostro software di backup Retrospect. Che è incluso nell'hard disk o su CD a parte? Neanche nessuno dei due, te lo scarichi da internet. Ah, ok. Appena si connette lui, così si configura tutti, e parte. Tutti i software che qui gestiamo, QuickSync, Retrospect, 6 mesi di McAfee antivirus, te li scarichi direttamente col codice direttamente sul sito internet. Quindi lo puoi usare come un hard disk di rete vero e proprio, con un aspetto ludico e entertainment da una parte, con un aspetto invece più IT dall'altra, se vuoi. E questo si sa già il prezzo oppure ancora? Qui siamo sui 169, 179 per un terabyte. E ci sono anche altre versioni? 2 terabyte. Ah, massimo. Qui siamo sui 239.